Montemorrone, terra di lavoro. 8 maggio 1864. Oggi ci sono quasi tutti, uomini e qualche donna. Al sole si sbadiglia, stirandosi tremuli come gatti. È la prima volta che Michelina li vede tutti insieme. È sicuro qui. Sentinelle, se serve, faranno segnali. Questa domenica tiepida di maggio scioglie l'inverno dalle ossa e fa venir voglia di lavarsi, di mettere la testa sotto l'acqua fredda del fontanile e sfregare i capelli, pettinarli. Si rende conto in questo istante che li conosce quasi uno per uno, Michelina. Nomi, cognomi e soprannomi. Di molti conosce anche le madri, i fratelli, gli zii. Sa dove abitano. E uno di loro è suo fratello. Ne sa abbastanza per mettere tutti in pericolo. Questo giro a braccetto col suo uomo, quel portarla davanti a ciascuno come fosse un saluto casuale, maschera l'ufficialità di questo incontro. Ma tutti lo sanno. Anche chi fa solo un cenno del capo, torna a pulire lo schioppo. Chi si sta facendo fare la barba, chi taglia le cipolle e riabbassa lo sguardo, che da ora in poi dovranno fidarsi completamente di lei. Che non si sia sbagliato Don Ciccio con questa donna, che non si sia sbagliato. Lo sa Michelina, ma la fiducia se l'è conquistata sul campo. Tutte le bestie rubate, il pane, il formaggio, le salsicce, il lardo, i cavoli, le rape, le patate. Le notti gelate a saltare sui piedi aspettando l'occasione giusta per rubare qualcosa. I sensi allertati, i suoni sentiti dagli odori, gli odori dai suoni. Pioggia e fango, dita dolenti.